solenne seduta del Consiglio regionale in occasione del giorno del ricordo della tragedia delle Foibe, consegnato il Pegaso allo storico Franco Cardini, che dice: la storia non è un tribunale, ma occorre onorare la memoria delle vittime. Mai più pulizia etnica e verità infoibate. La testimonianza di Fausto Biloslavo, giornalista impegnato a raccontare conflitti etnici, nipote di infoibato e figlio di esuli. Il governo Draghi, anche tra le forze presenti in Consiglio regionale, mette d'accordo quasi tutti. Le ripercussioni dei nuovi assetti politici in Toscana. Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid, via alle categorie essenziali under 55 e dalla prossima settimana anche per gli ultra ottantenni che si dovranno rivolgere ai medici di famiglia. Il giorno del ricordo. La riflessione da fare, anche di fronte alla tragedia delle Foibe, è che bisogna chiedersi a cosa serve la storia. Innumerevoli crimini e innumerevoli delitti avvengono ancora sotto i nostri occhi. Non possiamo intervenire sul passato e non siamo in grado nemmeno di intervenire su quanto stanno subendo i profughi dell'Asia da parte delle polizie croate o bosniache. È un passaggio dell'intervento pronunciato dallo storico Franco Cardini, ospite della seduta solenne del Consiglio regionale, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito 17 anni fa in tutta Italia per custodire la memoria dei massacri delle Foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. La storia non è un tribunale, il suo compito non è giustificare nel senso di assolvere oppure condannare, è chiarire dall'interno come sono avvenute certe cose, ha sottolineato Cardini, al quale è stato consegnato il Pegaso, l'onorificenza consegnata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. A che serve la memoria, a che serve il ricordo? Al di là dell'affetto, al di là anche del dovere della memoria, del ricordo, noi, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra tecnologia, non potremo mai resuscitare un bambino ebreo o anche non ebreo, anche zingaro o polacco o russo, quello che volete, morto ad Auschwitz. Con tutta la nostra tecnologia noi non potremo resuscitare un ragazzo buttato nelle Foibe o un vecchio buttato nelle Foibe. Nemmeno il cane nero, sapete che gli sloveni, facendo un vecchio rito d'origine quasi omerica, ellenica, quando buttavano nelle Foibe i Giuliano Dalmati, ci buttavano sempre dentro anche un cane nero, perché morisse con loro, ma soprattutto perché li accompagnasse all'inferi. Era un vecchio rito d'origine precristiana che questi ragazzi, che probabilmente erano dei bravi ragazzi, ma che in quel momento avevano le loro ragioni, fra virgolette, per fare quello che facevano, e che erano atei, comunisti, eccetera, addirittura la loro memoria collettiva riandava all'età d'Omero, in qualche modo per assicurarsi che l'anima del morto ingiustamente non tornasse in terra a vendicarsi. Perché siamo questo, siamo modernissimi e siamo profondamente arcaici, e forse quando facciamo il male, noi amiamo dire che il vecchio barbaro che c'è in noi risale a galla. Speriamo che sia così, che la nostra barbarie non sia invece moderna o addirittura postmoderna. E allora cosa si fa? Per gli ebrei morti ad Auschwitz o a Bergen-Belsen o per i giuliani delle Foibe noi non possiamo più far niente, se non ricordarli e onorarli. Mai più verità infoibate. Mai più pulizia etnica, mai più crimini di guerra impuniti, mai più verità infoibate. Sono parole di Fausto Biloslavo, giornalista che da decenni è impegnato a raccontare scenari di guerra e conflitti etnici nel mondo, nipote di un infoibato e figlio di esuli, intervenuto nel giorno del ricordo, nella seduta solenne del Consiglio regionale, per portare la testimonianza della sua famiglia tra le vittime della tragedia delle Foibe. Un intervento che non è stato seguito dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti, uscita dall'aula in polemica con la decisione di invitarlo. Sono solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi,
riguardo la partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'aula. Riguardo alle polemiche per l'invito che ho ricevuto, un invito che mi onora, voglio dire che da 38 anni ho soltanto una tessera in tasca ed è quella da giornalista, ha detto Fausto Biloslavo. E anche a coloro i quali vogliono lasciare la sala consiliare, ha proseguito Biloslavo, voglio garantire che non sono né un eversivo, né un revisionista, né un antidemocratico. Oggi non è il tempo delle polemiche, oggi è la giornata del ricordo. Mi dispiace che le colleghe del Movimento 5 Stelle non parteciperanno. La scelta delle personalità, di chi oggi interviene, è stata condivisa in una conferenza di programmazione dei lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità. È il tempo di attualizzare la memoria. In un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. Su di noi pesa un doppio peso, un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate, e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Governo Draghi, le posizioni dei partiti. Il governo Draghi mette d'accordo tutti o quasi, anche tra le forze presenti in Consiglio regionale. L'appoggio all'esecutivo, guidato dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, tranne che per Fratelli d'Italia, è ritenuta una scelta di responsabilità in una fase critica in cui il Paese, come suggerito dal presidente della Repubblica Mattarella, ha bisogno di stabilità. I nuovi assetti politici nazionali non dovrebbero avere ripercussioni sugli attuali rapporti maggioranza-opposizione in regione. C'è bisogno di spendere bene le risorse del recovery plan, c'è bisogno di dare una risposta finanziaria a un paese che ha fatto 140 miliardi di debito, c'è bisogno di completare un'operazione di vaccinazione, di uscita dalla pandemia, c'è bisogno di fare cose importanti per questo paese. Quindi Draghi è evidente che è la persona giusta, che arriva nel momento opportuno, che consente all'Italia di trovare un livello di unità importante, e credo che insomma su questa operazione Italia Viva abbia giocato un ruolo da protagonista. In questo momento credo che l'interesse del Paese debba venire prima di tutto, e l'unico modo per farlo è mettendo come priorità quelle che sono le tematiche in questo momento che devono essere affrontate con maggiore urgenza: la sanità, il lavoro e l'economia, e la scuola ci metto anche, che è un altro aspetto che non deve essere trascurato. Il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista rassicura che non saranno fatti sconti per quanto riguarda questi argomenti. Ovviamente è una maggioranza che è molto larga, sarà molto larga, ma che deve lasciare spazio ovviamente ad alcuni dei nostri temi. Questo è quanto Matteo ha richiesto, e credo che in questo caso proprio Salvini ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo per il bene dell'Italia e degli italiani, cercando ovviamente di andare a governare proprio per portare soluzioni ai problemi.
perché dire di no a prescindere era sbagliato. Non credo che il centrodestra a livello locale risenta troppo delle dinamiche nazionali. Fratelli d'Italia è l'unica forza monogama di questa coalizione, quindi siamo già passati attraverso i flirt tra la Lega e il Movimento 5 Stelle nel primo governo Conte, i flirt tra Forza Italia e il centrosinistra nei governi ancora precedenti, eppure il centrodestra in sede locale ha retto, quindi anzi nei prossimi giorni, ci saranno anche nei prossimi mesi elezioni importanti in tanti comuni, qualcuno anche in Toscana, il centrodestra sarà unito come unita è l'azione di opposizione in Consiglio regionale con Forza Italia e la Lega. Con grande senso di responsabilità il Presidente Berlusconi con tutta è riuscito a convincere buona parte della nostra coalizione, anche Matteo Salvini, a sostenere questo nuovo governo. Abbiamo detto fin dall'inizio che le esigenze del Paese erano diverse rispetto alle esigenze del Palazzo, c'era da affrontare una crisi sanitaria e l'hanno fatto con grande difficoltà, c'era da fronteggiare e da dare una mano alle imprese per una crisi economica e non l'hanno assolutamente fatto. Oggi speriamo che cominci una fase nuova, una fase dove si diano delle risposte serie ai problemi di questo Paese. Per quanto ci riguarda, il PD ha detto parole chiare, deve essere un governo fortemente ancorato all'Europa, deve essere un governo che se ci saranno delle riforme devono essere, per quanto riguarda il fisco, ancorate alla progressività, che deve avere dei contenuti sociali. Quindi vedo molti convertiti in giro, ma sicuramente se questi sono contenuti il PD non fa altro che essere coerente con quello che ha sempre proposto e ha sempre sostenuto. Se altri hanno cambiato idea e vengono a sostenere il governo Draghi, noi ne prendiamo atto. D'altro canto Draghi è una personalità che ritengo sia indiscutibile sul panorama non solo nazionale ma anche internazionale. La campagna vaccinale. A partire dalla prossima settimana avrà inizio la nuova fase della campagna vaccinale dedicata agli ultraottantenni. Si tratta di circa 320.000 persone in Toscana alle quali il vaccino sarà somministrato dai medici di famiglia. Per quanto riguarda gli infermieri e operatori sanitari RSA e USCA, la vaccinazione si sta concludendo. Si è invece aperta da pochi giorni la campagna per il personale dei servizi essenziali, forze dell'ordine e forze armate, insegnanti e personale non docente di scuole e università per la fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni a cui è destinato il vaccino AstraZeneca. Le forniture sono comunque limitate e anche in Toscana si prospettano tempi lunghi per il raggiungimento dell'immunità di gregge. C'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione, perché i medici di famiglia mi hanno detto che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer, quindi i più difficili da maneggiare poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Beh, mi pare l'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultraottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile i Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultraottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla Regione Toscana, ha molta confusione in sé, ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata, pure
anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, e producendoli in proprio grazie all'articolo 31, come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto non è, nessuno ha voluto discuterla. I vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata, e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza.